in questo momento veramente la dimensione urbana ha una qualità internazionale unica. Nel mio ultimo libro, Il paradosso urbano, cerco di spiegare la somiglianza fra casi italiani, casi europei e casi internazionali. Sicuramente il caso di Bari è interessantissimo perché collega una dimensione metropolitana, anche una dimensione rurale e anche della macro regione sud. Qui c'è una vivacità culturale unica, la possibilità di recuperare continuamente spazi, ma soprattutto di includere le persone. Ecco, direi che le buone pratiche principali sono quelle che prevedono l'inclusione e l'attività dei cittadini come assolutamente prioritari. Le vere infrastrutture del futuro delle città sono i loro abitanti.